ragionamento che ha fatto la Presidente della Quarta Commissione, nel senso che ci troviamo di fronte per l'ennesima volta a dover analizzare un bilancio preventivo 2023 in una data che è dell'anno successivo. Quindi da questo punto di vista l'imbarazzo non può essere che confermato rispetto a quello che abbiamo già provato in altre occasioni, e quindi è ampiamente motivato anche solamente per questo rilievo, che ribadisco anche in questa occasione, il voto contrario già espresso in commissione da parte del gruppo della Lega. Anch'io invece approfitto di tornare su alcuni temi di stretta attualità che ritengo estremamente urgenti e importanti. Prima però di entrare nel merito di questi aspetti, voglio ringraziare pubblicamente Lucia De Robertis per la sensibilità che ha dimostrato come Presidente della Commissione. Non è la prima volta, ma in questo caso credo che lo abbia fatto in modo particolare, nel proporre per prima, mi ha veramente tolto la parola, ma è anche il Presidente, quindi è normale che sia, in quell'occasione, e recarsi insieme a tutta la Commissione a Viareggio per verificare, dar luogo a un sopralluogo, ascoltare le parti in causa e in particolar modo i pescatori. Eh sì, perché io ritengo che a Viareggio quello che è successo è stato un po' sottovalutato. C'è una situazione nel porto di Viareggio per quanto riguarda l'insabbiatura, per quanto riguarda l'avamporto viareggino, di grandissima difficoltà, che pagano tutti, lo pagano i pescatori, lo pagano le barche a vela, le pagano gli yacht, perché è una situazione che si verifica ormai da anni, ma che a seguito di quanto successo nel mese di novembre, nel mese di dicembre, per quanto riguarda gli aspetti meteorologici davvero gravi, c'è stato un ulteriore peggioramento. Ed è una questione che pagano in particolar modo i pescatori, che non hanno la possibilità ovviamente di dar luogo a dei piloti per uscire dal porto e che operano la notte, quando è più difficile ovviamente rendersi conto del quadro. E quindi c'è la necessità di agire urgentemente. Noi lo abbiamo già detto all'indomani del primo peschereccio che è andato contro gli scogli a Viareggio. Lo abbiamo ripetuto in commissione quando abbiamo affrontato i temi del bilancio, lo abbiamo detto insieme anche ai rappresentanti nazionali della Lega che sono arrivati a Viareggio per il sopralluogo che ebbi modo di fare proprio nell'immediatezza dei fatti, e c'è bisogno di intervenire in un quadro di immediatezza per quello che è la possibilità di garantire il lavoro a queste imprese, a queste cooperative, a queste famiglie che è 2 mesi e mezzo, se non di più, che operano per esclusive giornate minimali e quindi hanno difficoltà gravi a portare avanti i bilanci delle loro attività e quindi anche i bilanci familiari, che hanno difficoltà per i danni che oggettivamente hanno patito in virtù di questa vicenda, e che quindi legittimamente chiedano ristori, chiedano di essere aiutati economicamente. Quindi da questo punto di vista torno a ribadire anche in questa aula e in questa occasione di mettere mano alla possibilità di aiutare e dare sostegno a questa situazione che è veramente di grande difficoltà. Ma superato questo aspetto di focus su il quadro di estrema urgenza che vive il porto di Viareggio e l'imboccatura con un insabbiamento davvero enorme, stamani mattina la Presidente lo sa, lo stanno i colleghi che erano presenti, ce lo ha fatto notare con carte alla mano il commissario dell'autorità portuale, ce lo ha fatto notare la comandante del porto, qual è il quadro e qual è la situazione che si è mossa, e quindi veramente una difficoltà a individuare il canale di uscita, perché il porto di Viareggio le difficoltà le ha avute da sempre. Pensate che per entrare e uscire dal porto di Viareggio c'è da fare una manovra particolare che noi viareggini conosciamo bene, ma che ormai conoscono tutti visto la situazione di urgenza,
Ma in questo caso quel canale è diventato addirittura un canale a zig zag, per cui c'è stata un'ordinanza ulteriormente aggiornata oggi a seguito delle ultime verifiche della batimetria operata dalla commissione, dal commissario e dall'autorità portuale. Quindi una difficoltà enorme nell'immediatezza dei fatti, sulle quali è necessario, ripeto, torno a dirlo, operare con una nuova draga che funzioni a pieno, che non debba, come dire, rimanere ferma perché magari c'è un po' di onda, un po' di mare, e che abbia una capacità anche di operare non solo come aspirazione ma anche in modo da scavare la situazione, individuando anche quali sono i punti corretti che i pescatori, sulla base della loro conoscenza del territorio, hanno indicato. E anche da questo punto di vista importante è stata la decisione di far partecipare nel ragionamento dei prossimi giorni anche rappresentanze della pesca nel quadro dell'autorità portuale. Ma detto questo, l'occasione è troppo importante per non dire che il problema del porto di Viareggio è veramente un problema annoso, è un problema sulla quale le responsabilità di Regione e di Comune di Viareggio vengano da lontano. Tante risorse sono state spese e affrontate in questi anni enormi e i problemi non sono stati risolti. L'autorità portuale vive difficoltà che noi tocchiamo con mano anche oggi nell'affrontare questo bilancio, ma vive anche difficoltà di ordine politico, o quantomeno le subisce, perché c'è una conflittualità fra Regione Toscana e Comune di Viareggio, fra Comune di Viareggio e Regione Toscana, che ha sostanzialmente impedito ad oggi di avere un segretario dell'autorità portuale nella pienezza delle sue funzioni. Le stesse conflittualità che lì si giocano sulla necessità delle poltrone si sono giocate per quanto riguarda il regolamento portuale, sul quale è necessario mettere mano, perché Viareggio è un porto particolare dove la compenetrazione delle aree, il porto entra in larga parte dentro la città, necessita di una collaborazione istituzionale fra la Regione e il Comune di Viareggio, che almeno fino ad oggi non c'è stata e che ha sicuramente anche da questo punto di vista penalizzato il quadro che poi è anche arrivato a aggiungere a problematiche grandi come quelle dei pescatori. È vero, di recente è stato approvato un protocollo d'intesa, ma io ho ascoltato poc'anzi le dichiarazioni del sindaco di Viareggio, che criticava fortemente, ribadendo una posizione che è conosciuta, l'autorità portuale, le capacità delle autorità portuali di operare, autorità portuale che anche il gruppo della Lega ha avuto in più occasioni modo di criticare, ma che ovviamente non ci fa perdere di riferimento o di vista il fatto che le risorse economiche che la Regione è in grado di mettere a disposizione, ben difficilmente un comune da solo può fare. E allora mi pare che da questo punto di vista ci sia la necessità veramente di trovare un rapporto quantomeno istituzionale, fisiologicamente istituzionale, fra Regione e Comune, che possa finalmente dare delle risposte sui temi che sono stati affrontati anche quest'oggi e sui quali la comunità viareggina, l'intera città, la comunità portuale, a maggior ragione i pescatori che si trovano in quadro come quello che abbiamo descritto tutti, vivono difficoltà di vita ordinaria, addirittura fino al punto di minacciare di andarsene. E ricordiamo che la comunità dei pescatori a Viareggio è la più grande della Toscana, di andarsene, di andare in altre realtà dove è garantita la possibilità di lavorare, e addirittura, se no, di chiedere la chiusura del porto. Allora, da questo punto di vista, credo che l'occasione della discussione di questo bilancio, sulla quale confermo il voto contrario del gruppo della Lega, sia anche l'opportunità di richiamare chi governa la Regione Toscana e chi governa il Comune di Viareggio a un rapporto e un atteggiamento differente, che possa finalmente trovare quantomeno una fisiologica realtà istituzionale e mettere mano ai problemi che da troppi anni, tanti anni, continuano a non essere risolti. Grazie. Grazie, non vedo nessun altro.